Abbiamo aperto nell'88 Villa Lorenzi. È nata dopo un'esperienza di diversi anni con ragazzi tossicodipendenti. Io non ho mai trovato un ragazzo cattivo né uno che anche cose pesanti che hanno fatto, ma non avevano dentro l'animo cattivo. Avevano il bisogno di essere considerati, di farsi vedere, ecco, in qualche modo, aiutarli a riemergere e ritrovare un suo equilibrio personale. E questa è la sfida che io ho fatto in questi anni. Il progetto è un progetto straordinario, a mio avviso, perché coniuga una realtà come Villa Lorenzi con una scuola di formazione che prepara eccellenze nel mondo tecnico della moda. Costruito questo logo per questo progetto, che si chiama appunto Made in Villa Lorenzi e Mita, con le commerciale proprio come compagni di squadra, compagni di viaggio in una piccola realtà. Si tratta di pochi ragazzi, ma che comunque possono apprendere i rudimenti della pelletteria. Sono ragazzi che non sanno neanche disegnare e quindi sta a noi cercare di insegnarli, di farli trovare delle misure ben precise, insomma, e poi facciamo l'oggetto. Quindi una parte di difficoltà da parte mia c'è, però è come se non me ne accorgessi neanche, perché è una cosa talmente spontanea la mia che viene da sé, e diventiamo una famiglia, in parole povere, ecco.